Durante il lockdown si è visto come gli accessi al pronto soccorso siano diminuiti, cambiati e addirittura ci sia stato un aumento di morti, per esempio per patologie cardiache, proprio per la paura di accedere al pronto soccorso. I dati poi via via nella fase 2 sono migliorati, sono cambiati, gli accessi sono riaumentati. Ed ora che cosa sta accadendo, visto il picco di contagi degli ultimi giorni? Allora, si è tornati ai livelli come accessi di pronto soccorso del pre-lockdown, cioè del pre-Covid, con in più una quota di pazienti che sta recando nei servizi di pronto soccorso con sintomi minori o paucisintomatici di tipo simile influenzale che stanno venendo presso il pronto soccorso per poter eseguire i test o sierologici o il test rapido per il Covid. Questo sta facendo sì che chiaramente sia in aumento il numero degli accessi, legato anche a questa tipologia di pazienti che non riescono probabilmente ad avere risposte territoriali sul territorio. Come ci si comporta al pronto soccorso? Ci sono percorsi differenziati o è difficile farli, visto appunto che si tratta di persone che sintomi non ne hanno? Allora, anche qui la risposta in campo nazionale è variegata, cioè in alcune regioni sono stati mantenuti i percorsi differenziati che erano stati attivati nel periodo del Covid, in altre regioni invece questi percorsi differenziati sono stati dismessi e quindi chiaramente adesso si ha difficoltà a riattivare i percorsi differenziati, legati anche al fatto della grave carenza di dotazione organica che c'è presente e che è stata sempre segnalata all'interno dei servizi di pronto soccorso. Quali regioni in particolare hanno dismesso il percorso differenziato? Le regioni del sud Italia e le isole. La soluzione non è semplice, chiaramente, da questo punto di vista. Per cui chiaramente tutto potrebbe essere risolto comunque, ripeto, con i percorsi differenziati e con la identificazione comunque con gli ospedali Covid, perché un altro dei problemi molto grossi che sta succedendo nei servizi di pronto soccorso è quello che è vero che sono diminuiti i pazienti da terapia intensiva, però sono aumentati i pazienti paucisintomatici o sintomatici che vanno nei reparti tradizionali, che principalmente sono i reparti Covid, che sono arrivati a un livello di saturazione. Per cui l'essere arrivati a livello di saturazione sta comportando che gli accessi a livello del pronto soccorso, tutti i pazienti che comunque hanno sintomi che potrebbero essere identificati come Covid o che perlomeno nei test rapidi fatti risultano positivi, vengono messi all'interno delle zone grigie, che sono state identificate a livello dei servizi di pronto soccorso nelle osservazioni brevi intensive e questo in attesa di poter avere a disposizione i posti letto nei reparti Covid, anche perché chiaramente anche molti reparti Covid che erano stati dismessi non sono stati ancora pienamente attivati, per cui non sono ancora operativi, per cui i pazienti rischiano di aspettare, come sta succedendo, anche dai 3 ai 5 giorni all'interno delle aree grigie dei servizi di pronto soccorso, quindi col personale che il pronto soccorso deve dedicare esclusivamente a questi pazienti, pur nella ristrettezza delle dotazioni organiche, in attesa che si liberino i posti letto nei reparti Covid. Questo è un grave problema.